Buongiorno ragazzi, scusatemi il ritardo per questo video, ma per chi lo sapesse, ieri ho fatto la live reaction, sa il motivo per cui non ho fatto subito il video post partita, perché appunto ero su Twitch a fare una bella maratona 12 ore, quindi dopo la partita ovviamente ero in live. Però la faccio oggi. Allora, parliamo un attimo della partita di ieri, perché ci sono dei pro e contro. Mi è piaciuta, ma non mi è piaciuta. Perché nel primo tempo, ragazzi, sembrava una partita veramente sciallissima, diciamo. Veramente solo da chiudere ulteriormente dopo il 2-0, farne un altro. Perché la Sampdoria era inesistente. La Sampdoria ha fatto nel primo tempo 0 tiri in porta. Zero azioni pericolose, niente di niente. Ha fatto, se non sbaglio, era nel primo tempo quella palla persa, non mi ricordo, forse da Gagliardini, in cui il giocatore della Samp quasi al limite dell'area ha tirato al volo, più o meno, è buttata alta. Ma sempre per errori nostri comunque. Ma se no, nel primo tempo, ragazzi, dominato, dominato, dominato. Bella Inter, Sampdoria inesistente, zero azioni pericolose, zero tiri in porta, zero di zero. Però, come ho detto anche nel primo tempo, noi siamo abituati a, diciamo, metterci in difficoltà da soli. Perché ogni volta siamo sul, cioè in una partita in cui hai dominato, sei sul 2-0 e stai giocando bene, l'avversario è inesistente, tu cosa fai? Al 50esimo, se non sbaglio, giù di lì, primo, tiro in porta, gol. Primo tiro in porta al 50esimo della Samp, gol. Calcio d'angolo, si perde De Vrij, si perde veramente malamente Colley, che va sicura a schiacciare di testa. Per fortuna in quel momento prende la traversa. La sfortuna, che nella sfortuna, diciamo, prende la traversa, sì, quindi c'è la fortuna, però la sfortuna che arriva direttamente nei piedi, se non sbaglio era Thorsby, che butta in rete, c'era lì Bastoni, ma è stato talmente un rimpallo, gli è arrivata addosso la palla, che l'ha tirata in porta. Però lì secondo me De Vrij se l'è perso proprio malissimo. Però è stato il primo tiro in porta che abbiamo preso gol. Abbiamo sbagliato anche tante occasioni. C'è stato praticamente, se non sbaglio, Lukaku quasi sul dischetto dei rigori, anzi forse anche più avanti, che la butta alto. Ci sono stati altri un paio anche quando è entrato Moses. La Sampdoria poi non è stata tanto pericolosa. Certo, dal gol preso in poi si vedeva bene che la squadra non era più sicura come era prima, perché prima era di una sicurezza, ragazzi, controllava il gioco e tutto, prende gol e anche se la squadra avversaria ha fatto un gol su un tiro e non stava dominando, la squadra non era più sicura. In difesa ho visto tanti errori, ragazzi, degli errori che io non vedo poche volte, soprattutto dai tre difensori che molte volte sono quelli che tengono su la squadra. Quando magari manca il centrocampo sono i difensori che con la loro decisività prendono, vanno, rubano il pallone e via. Invece ieri erano, dopo il gol preso, erano molto insicuri, molto 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 insicuri. Perché poi, ripeto, la Sampdoria non ha dominato, non ha fatto azioni pericolose. Avrà fatto dopo il tiro in porta del gol, forse ne ha fatto un altro di tiro in porta, ma non pericoloso, con comunque niente di eccezionale. Però c'era sempre quell'insicurezza, perché noi siamo abituati che anche se dominiamo la partita, anche se facciamo tutto noi, anche se creiamo azioni, dopo ce lo prendiamo lì per una cagata, e quindi c'era insicurezza. Quindi bella la partita, se nel primo tempo ottima, nel secondo tempo non è stata malvagia, devo dire, però troppa insicurezza dopo il gol preso e poca lucidità nel gol preso. Vabbè, un errore può capitare, poi vabbè, amen. Però dopo devi comunque reagire, non puoi essere così insicuro. Quindi secondo me bene, ma forse un po' troppa paura, ecco, un po' troppa paura di subire il pareggio, eccetera eccetera. Con i cambi,
Sanchez comunque l'ho visto anche abbastanza, ieri ho visto anche bene Lautaro e Lukaku, soprattutto Lautaro rispetto alla partita della Coppa Italia che non ho manco visto. Sanchez lo vedo che si impegna, magari molte volte fa degli errori, vuole fare qualcosa in più che non serve, eccetera eccetera, forse per farsi vedere, per la troppa voglia, e sbaglia, però si vede che lì Moses anche ha sbagliato quando era arrivato lì per lì con la porta, insomma abbiamo sbagliato tanti gol e il vantaggio poteva essere maggiore, perché almeno un 4-5 tiri li abbiamo fatti. Ragazzi, peccato solo per questo, per il resto guardiamo i tre punti, ci siamo presi questi tre punti, riandiamo a più 6 sull'Atalanta che ci sta dietro, che ieri ha vinto, andiamo a meno 5 della Lazio, meno 6 della Juve, meno 6 che poi sarebbe un meno 7 con lo sconto diretto. Ragazzi, io allo scudetto sinceramente non voglio neanche parlare di scudetto. Certo, poi il campionato è strano, può succedere di tutto, ma ad oggi lo scudetto è veramente una cosa difficile, difficile. Piuttosto io guardo me, guardiamo noi stessi, guardiamo partita per partita, abbiamo il Sassuolo, dobbiamo andare là e vincere. Le altre partite andiamo lì, vinciamo, noi pensiamo a noi stessi, pensiamo a portarci a casa i punti e pensiamo a vincere. Poi, se più in là dovesse succedere che comunque riusciamo a essere lì lì, che magari qualcuno perde punti, allora ci pensiamo. Ad oggi io penso che pensiamo a noi, pensiamo a far bene le partite, a vincere, a portare a casa i punti. Poi scudetto, si vede più avanti come vanno le cose. Ragazzi, scusate ancora per questo video in ritardo, spero che lo vediate, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi, eccetera, eccetera, eccetera. Mo c'è Lecce Milan, mi sto guardando, 0-0, 24esimo, e noi ci vediamo tra 2 giorni praticamente, che gioca l'Inter di nuovo contro il Sassuolo. Ciao ragazzi!